Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono Xstarter e oggi sono qui a parlare di GTA Online e finalmente sono annunciate le rapine e sono confermate a una data precisa, speriamo. E speriamo soprattutto che sia di quest'anno questa benedetta data. Allora ragazzi, vi spiego in breve come è successa la comunicazione della data. Praticamente sulla pagina ufficiale di Facebook della Rockstar ha pubblicato la Rockstar stessa un'immagine dove ci fa capire che le rapine di GTA 5 per le console sono confermate al 10 marzo e invece GTA 5 per il PC è stato nuovamente posticipato al 14 aprile e spero di quest'anno, perché non ha specificato l'anno la fottuta Rockstar, perché può essere anche il 10 marzo del 2025 e 14 aprile del 2090. Chissà quando uscirà questo fottutissimo gioco. Perché ora mi sta seriamente sui coglioni questo fatto che GTA 5 è da uscire il 27 gennaio, poi il 27 marzo, poi a 14 aprile. Qua non stiamo a giocare, qua stiamo a parlare di soldi, E raga, io ho pagato 50 euro, l'ho prenotato questo cazzo di gioco e ancora non ne vedo l'ombra. E rosico, sì, rosico, perché porca troia, quanti cazzo di bug ci avrà questo cazzo di gioco? Io l'ho prenotato da un sito che fa da tramite, che comunque mi ha fatto risparmiare dei soldi, però non credo che mi daranno il bonus per aver prenotato il gioco, il bonus dei 200.000 dollari di GTA Online, che pare che stanno a fare l'elemosina praticamente, raga. L'elemosina, 200.000 dollari, che cazzo fai con 200.000 dollari? Già sai che ti compri una macchina e la modifica al massimo, una macchina trovata per strada giustamente, perché hai trovato una macchina da Legendary Motorsport, col cazzo te la vai a prendere con 200.000 dollari. E se non si faranno perdonare con qualche DLC, con qualche esclusiva, io sinceramente da giocatore mi arrabbierei molto, perché ho pagato 50 euro 3-4 mesi prima e ancora questo gioco non esce. Va bene che lo devono migliorare, lo devono fare tutto quello che vuoi, e questa è una cosa che va bene, però sono anni e mezzo, cazzo. Se non siete capaci a migliorare un gioco in un anno e mezzo, non createlo proprio a questo punto. Su via, cara Rockstar, non trovare questa scusa di merda che GTA 5 è buggato e dovete migliorarlo specialmente sul PC, perché in passato GTA 4 è stato un fallimento totale sul PC, pieno di bug, errori. È stato ottimizzato malissimo per il PC. Comunque ragazzi, dopo questa notizia che la Rockstar ci sta prendendo per i fondelli continuamente, eccovi delle immagini trapelate su internet dove ci mostrano delle nuove armi, che vabbè, sinceramente non si sa il nome per il momento, e ci mostra anche un visore ottico, un trapano che servirà per aprire le cassaforti come su Payday 2 per esempio, l'elicottero che già esisteva, che non ricordo bene il nome, vabbè, comunque praticamente un elicottero già esistente però blindato, delle moto già esistenti blindate, questa dovrebbe essere l'Akuma, e l'aereo Velum blindato. E questi, diciamo, sono tutti veicoli remasterizzati in forma di veicoli blindati, tutto qua, sono solamente più resistenti. Certo, hanno il loro fascino, però sono la stessa cosa degli altri veicoli praticamente. E invece la nuova macchina, proprio nuova, è la Karin Kuruma, che ha un aspetto molto figo, molto faigo per dire, blindata ovviamente anch'essa, e spero che si potrà usare anche nella lobby libera, ecco. E dopodiché c'è anche la Karin Technical, che non sarebbe altro che la Karin blindata, ripetiamo a sapere. Oh raga, un like ogni blindata che ho detto in questo video, però con una torretta sul cassone di dietro. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto, io vi invito a lasciare un bel like al video. Se siete d'accordo con me, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e fatemelo sapere anche con un like. E ragazzi, condividete questo video sui vari social network, così da condividere queste informazioni importanti, perché queste sono informazioni importanti, con i vostri amici. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Passate alla mia pagina Facebook, link in descrizione. Il mio profilo Facebook, link in descrizione. E noi ci vediamo al prossimo video ragazzi. E ciao ciao!